Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovato una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa, che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova, lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Immagino che quando sentiamo le parole tesoro nascosto, sicuramente pensiamo a qualche film di pirati dove qualcuno, dopo aver scoperto per caso un forziere pieno di monete d'oro, cercherà al più presto di monetizzarlo prima che venga rivendicato dai loschi proprietari. In realtà, Jack Sparrow e i Pirati dei Caraibi non erano ancora apparsi al cinema e i Banditi dei Mari non facevano parte dell'immaginario giudaico. Ai tempi di Gesù, come accade anche oggi, il valore di un terreno era legato alle possibilità che offriva per poter essere sfruttato non solo in termini agricoli, ma anche in base ai materiali preziosi che potevano essere qui trovati. Nel sottosuolo di Israele potevano infatti nascondersi cave di sale, gesso, tufo ed altri materiali preziosi per le costruzioni. Il tesoro di cui parla Gesù è probabilmente di questo secondo tipo. Ecco spiegata la necessità dell'uomo della parabola di dover acquistare tutto il campo per poterne venire in possesso. Per prima cosa Gesù sottolinea come per ottenere questo campo l'uomo è disposto a mettere in gioco tutti i suoi averi, giudicando più prezioso di quanto lui possiede ciò che è qui nascosto. Ma tale ricchezza, nonostante il suo enorme valore, non è né evidente né a disposizione immediata. Qui Matteo ricorre ancora alla parola nascosto, cripto in greco, che indica qualcosa di inaccessibile ma solo a coloro che non hanno la giusta chiave di accesso. Quindi non solo non tutti si accorgono della preziosità del campo, ma questa non è nemmeno direttamente a disposizione. L'uomo in questione dovrà comprare il campo che diventerà l'oggetto del suo lavoro costante negli anni a venire per rendere manifesto e spendibile quanto di prezioso qui vi è celato. Gesù allora non sottolinea solo la preziosità del regno, ma vuole anche caratterizzare la necessità di una scelta radicale per poter realmente usufruire dei beni che questo racchiude. È una scelta non solo qualitativa, cioè riguardando un bene prezioso, ma anche intensiva, cioè che richiede la necessità di organizzare il proprio tempo ed energie per poterlo portare alla luce. Se da una parte il Signore ci chiama con amore a sé, al tempo stesso ci chiede un impegno radicale perché i doni che versa dentro di noi possano ricadere verso il mondo intero, al fine di rendere manifesto parte di questo regno così meraviglioso.